di andare un po' più direttamente intorno, diciamo, sulla risposta alle domande poste da Alice. Però, detto questo, consentitemi di fare una piccola, diciamo, introduzione, cioè nel senso di riallacciarmi sulla questione di come dobbiamo guardare a questa pandemia, e cioè, come già stato detto, come risultato di una crisi ecologica planetaria, e quindi il risultato dello sconvolgimento delle relazioni tra la produzione di beni e servizi e la riproduzione del vivente. E lo sconvolgimento del rapporto tra queste due sfere, quella della produzione e quella della riproduzione su scala globale, è quello che spiega questa pandemia. E questa crisi ecologica planetaria, a sua volta, va vista come risultato finale di un lungo trend storico che è cominciato con l'intreccio indiscindibile tra il sistema patriarcale e il capitale nel continente europeo, che è partita da qui. E questo intreccio tra patriarcato e capitalismo è quello che ha dato inizio allo sfruttamento capitalista dei corpi e della natura e alla colonizzazione del mondo con il suo portato di genocidi, di ecocidio e di epistemicidio, no? Che è stato menzionato anche dal punto di vista che significa la morte dei saperi diversi, l'omogeneizzazione delle forme di conoscenza del mondo. E questo è un trend secolare di diversi secoli che finisce oggi con la crescita senza precedenti dell'economia globale dal 1945 in poi, quello che è stato chiamato che gli storici oggi chiamano il periodo della grande accelerazione, cioè l'ultima fase di questo trend storico plurisecolare che è cominciato con l'intreccio tra patriarcato e capitalismo. 4 secoli fa, direi. E anche di questa ultima fase della grande accelerazione, quella che se guardate i dati sui consumi e i dati sulla degradazione dei sistemi terrestri, è quel picco che parte dal secondo dopoguerra e arriva appunto fino ai nostri giorni, no? Quel picco delle emissioni di carbonio, eccetera, eccetera. Ed è una fase, diciamo, di cui stiamo vivendo gli ultimi spasmi. Ecco, questo è quello di cui dobbiamo essere consapevoli. Il tratto marcante di tutta questa storia secolare è stato uno, quello che già è stato sottolineato, e cioè la sottomissione del vivente al capitale. La subordinazione della sfera della riproduzione a quella della produzione. Produzione intesa in un certo senso, produzione intesa esclusivamente come produzione di mercato e crescita del prodotto interno lordo. Questa, non ce lo dimentichiamo, è la normalità che da più parti sentiamo invocare, la normalità del capitale. Una normalità che a molti sembra l'unica via possibile, l'unica realtà, quella che Marx Fischer ha chiamato il realismo capitalista, cioè l'idea che non esistano alternative, no? Questa è l'unica realtà possibile. E per capire questa trama, diciamo, del realismo capitalista, dobbiamo guardare, secondo me, e questo è il contributo che intendevo dare alla discussione. Dobbiamo guardare fare un passo indietro, cioè guardare a questi decenni della grande accelerazione che abbiamo alle nostre spalle, perché questa è stata l'epoca della globalizzazione economica che ha in qualche modo reso, come dire, acutizzato appunto quella crisi ecologica che era cominciata secoli fa, ma l'ha accelerata effettivamente, l'ha accelerata in un modo senza precedenti, con un ritmo senza precedenti. E questa accelerazione della crisi ecologica è
è legata al regime fordista, è legata alla globalizzazione economica, alla grande crescita dell'economia mondiale, una crescita concentrata in gran parte nei paesi del nord globale, e alla crescita dei consumi, alla crescita, e a tutte le, diciamo, a tutti i diversi aspetti collegati alla crescita. Ed è importante, secondo me, è molto importante, fermarci a riflettere sul consenso sociale di cui questa crescita ha goduto. Perché questo è stato sollevato, un problema che è stato sollevato anche da alcuni degli interventi, che assolutamente noi non possiamo girarci intorno, dobbiamo affrontare questa questione, perché qui c'è il nodo, il consenso sociale generalizzato. Che ha sostenuto questo modello, no? E questo consenso è partito, secondo me, va ricercata, diciamo, le sue origini vanno ricercate appunto nel regime fordista, cioè nel patto fordista, il patto tra capitale e lavoro, con il sacrificio dell'ambiente e della salute, sostanzialmente, come possiamo definirlo, come definirei. Il patto fordista, cioè come dire, l'accettazione da parte delle classi lavoratrici dei paesi industrializzati, l'accettazione di questo scambio perverso tra benessere materiale e che anche portatore, anche, non ci dimentichiamo, di emancipazione sociale, di politiche sociali, di una espansione senza precedenti dello Stato sociale, di una espansione senza precedenti dell'accesso ai servizi collettivi da parte delle classi lavoratrici, un mondo, quello costruito, diciamo, nel dopoguerra, che è assolutamente nuovo rispetto al mondo precedente alla guerra. E quindi l'accettazione del fatto che il costo di questo benessere, di questa crescita, di questa emancipazione, che il costo fosse in qualche modo inevitabile. E il costo era appunto in primo luogo sulla salute e sull'ambiente. Però per capire questa accettazione dobbiamo, secondo me, fare i conti con due aspetti di questo patto che non sono stati, che forse non sono, diciamo, come dire, quelli tipicamente collegati, ecco, alla problematica, del patto fordista e del ricatto ambiente-lavoro. E questi due aspetti sono, il fatto che questo patto si basava non soltanto su relazioni di classe, su rapporti di classe, ma anche su rapporti e disuguaglianze di razza, o meglio razziali, o coloniali, ancora meglio, e su rapporti e disuguaglianze di genere. E per capire questo dobbiamo considerare che come dire, il patto fordista in realtà ha beneficiato in particolare le società del nord, le società industrializzate, ma ovviamente dentro queste società ha prodotto emancipazione sociale anche e soprattutto forse per le classi lavoratrici, ma qui intervengono le disuguaglianze di classe, ha comportato per le classi lavoratrici in particolare, per la classe operaia in particolare, e non per la società nel suo insieme, in maniera indifferenziata, ha comportato un costo in termini di salute, un costo molto maggiore che quello delle altre classi sociali, come ci dice per esempio la storia dell'amianto, no? E delle patologie correlata all'amianto, una grande tragedia come dire, dell'industrializzazione degli ultimi decenni, o l'enorme aumento di tutte le patologie correlate al rischio industriale, alla produzione industriale, eccetera, eccetera. Non mi soffermo perché immagino che sappiate benissimo di cosa sto parlando. Allo stesso tempo, però, i costi sociali sono stati poi in realtà pagati non soltanto appunto dalla classe operaia in questi termini,
ma anche dalle donne. E ancora una volta per mezzo di differenziazione, perché nel momento stesso in cui erano, soprattutto nel modello fordista, nel modello industriale, erano soprattutto, diciamo, i lavoratori maschi dei settori dell'industria, diciamo, più tecnologicamente avanzata, quelli che hanno beneficiato in qualche modo, no? Dei vantaggi dell'emancipazione sociale, pur pagandola con il sacrificio della propria salute, allo stesso tempo le donne, soprattutto le donne delle classi operaie, sono state sacrificate a quel modello in gran parte. Sono state sacrificate sull'altare cosiddetto arcano della riproduzione, cioè è stato chiesto loro di contribuire alla società svolgendo un lavoro di riproduzione, lavoro di cura non retribuito, non riconosciuto come lavoro, e quindi in questo mancato riconoscimento del lavoro delle donne c'è stato dentro, come anche già stato detto, tutta, diciamo, un sistema di valori che ha significato di fatto la svalorizzazione, la negazione di valore alla sfera della riproduzione e del vivente. Per altro lato c'è la questione appunto dei rapporti razziali, delle disuguaglianze razziali e coloniali, e cioè tutto il problema per cui la grande crescita economica del nord industrializzato è stata di fatto pagata dal resto del mondo, dal mondo che era ancora, diciamo, che è stato ancora colonizzato per una parte del periodo postguerra, e anche una volta decolonizzato ha continuato ad essere mantenuto in relazioni di dipendenza e di sfruttamento, di super sfruttamento rispetto appunto al mondo industrializzato. E diciamo, l'aspetto importante da non dimenticare è il fatto che questi rapporti sessuali e questa divisione sessuale e divisione coloniale del lavoro sono state connaturate al modello della crescita economica del benessere del Nord, perché senza di esse non sarebbe stato possibile, i costi dello sviluppo capitalistico industriale sarebbero stati troppo alti. E quindi quello che ha consentito in realtà questo sviluppo è stato, come dicono gli economisti, l'esternalizzazione, cioè scaricare questi costi su questi soggetti appunto sessualizzati e colonizzati, razzializzati, che hanno funzionato da lavoro a basso costo e natura a basso costo. Queste sono state, diciamo, o anzi io direi addirittura lavoro e natura sotto costo, che sono state quelle che hanno consentito questo grande modello, questa grande accelerazione della crescita economica. Ora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che anche se questa fase ovviamente, come dicevo, noi siamo negli ultimi spasmi di questo sistema, che già è entrato in crisi da decenni e che già non produce più emancipazione sociale neanche per le classi lavoratrici del Nord, questo assolutamente, diciamo, è chiaro ormai a tutti, non solo, ma un sistema che produce distruzione degli equilibri, produce cambiamento climatico, produce pandemie. Quindi diciamo un sistema che ovviamente appunto, che è ormai chiaro a tutti, che non c'è, lo scopo non può essere, cioè, lo scopo dell'azione politica non può essere quello di ripristinare quella forma di benessere, quella forma di crescita economica che ha appunto avvantaggiato
pochi con enormi costi sociali e svantaggiato moltissimi e distrutto il pianeta. Quindi, tornando alla nostra pandemia, il punto che volevo mettere è questo, cioè questa è la normalità capitalista che da più parti si invoca, no? A cui dobbiamo tornare. E questa è assolutamente la normalità capitalista alla quale i movimenti sociali di cui bene o male tutti, con cui tutti bene o male ci riconosciamo, invocano invece di non voler tornare. Questa è la normalità a cui non vogliamo tornare, no? E vogliamo invece appunto una nuova normalità, una normalità alternativa a questa. Vogliamo rifiutare il diktat del realismo capitalista, che questa sia l'unica realtà possibile. E per farlo ci sono, come dire, ci sono dei modi per farlo che sono già in via di costruzione, sono modi intesi come pratiche, come prassi che hanno alle spalle anche riflessione e dibattito e lotta politica. E non sarà possibile qui richiamarne tutti, Raoul ha menzionato molti che sono fondamentali, non soltanto per il contesto dell'America Latina, ma che sono di ispirazione a movimenti nel resto del mondo, no? Io vorrei qui adesso, collocando il mio discorso nel nord, dove siamo collocati in Europa, volevo menzionare una di queste alternative che sono in via di costruzione, che è quella del Green New Deal per l'Europa, che è un piano di investimenti nella transizione giusta, nella transizione a una società post-carbonio che sia fatta in maniera da eliminare le cause stesse che hanno portato alla crisi ecologica, cioè quella divisione razziale, quella divisione sociale e quella divisione di classe e quella divisione sessuale del lavoro che producono l'ingiustizia ambientale. E questo piano è stato, elaborato sulla base di spinte, idee e lotte che venivano dai movimenti sociali, è stato il frutto di una convergenza straordinaria degli ultimi anni che non si vedeva da decenni, una convergenza tra il mondo della ricerca impegnata e il mondo dei movimenti, una commistione più che una convergenza, nel senso che poi le due cose non sono realmente separate, e questo ha prodotto appunto questo piano che è fatto con l'idea di essere condiviso e usato come piattaforma per la lotta politica. Ora, io naturalmente non ho il tempo adesso di entrare nel dettaglio, però vi pregherei di fare domande se volete su questo o semplicemente di andarvelo a cercare. Si chiama Green New Deal for Europe ed è ovviamente un Green New Deal completamente alternativo a quello della Commissione europea, che è un Green Deal di capitalismo verde, di crescita verde, che non ha intenzione di cambiare assolutamente niente, ma semplicemente di tornare alla normalità con qualche piccola pennellata di verde. Questo è un piano alternativo che mette al centro la giustizia climatica e la riproduzione sociale. Grazie.